Continua il nostro viaggio alla scoperta dei punti di eccellenza dell'ULS Ottoberica e oggi veniamo in un posto molto particolare, cioè dove nasce la vita, il reparto di ostetricia ginecologia dell'ospedale di Azignano, e lo conosciamo con un piccolo viaggio accompagnati dal responsabile, il dottor Paolo Lucio Tomaini. Una crescita incredibile all'interno di questo reparto. Diamo qualche numero. Sì, siamo arrivati a circa 612 interventi, circa un centinaio, 150 più dell'anno scorso. Per i parti abbiamo superato i 312 parti, quindi si presume che quest'anno, se continui in questo modo, arriveremo a superare i 700 parti, quindi un centinaio più dell'anno scorso. Siamo nel nido. Qui adesso siamo circondati da culle. Siamo circondati da culle, e se le guardate, oh, ci sono le culle vuote. Cos'è? Una sindrome? No, le culle vuote perché noi abbiamo sposato da diversi anni il roaming, che vuol dire la gestione assoluta del bambino neonato da parte della madre. Perché? Perché il bambino ha bisogno immediatamente di un rapporto di odore, di contatto, di temperatura con la madre, e la madre migliora il suo outcome nei confronti del bambino. Ed è la cosa migliore, ed è la cosa più avanzata per quanto riguarda la gestione del neonato. La ginecologia è direttamente collegata alla sala operatoria, quindi la ginecologia è un reparto di transito il più rapido possibile, perché con le tecnologie chirurgiche che noi abbiamo adesso la gestione della paziente, il ricovero è molto abbreviato. Quindi è questo il vantaggio della chirurgia avanzata. Mentre stiamo camminando, dottore, vediamo anche delle decorazioni. Sì, è un concetto nuovo della coloroterapia. Adesso negli ambienti di degenza, specialmente in ambiente pediatrico, si cerca di dare un'impostazione dolce, no, al reparto, cioè fare in modo che chi viene, anche non so, i parenti con i nipoti, con i bambini, eccetera, vedano un ambiente dolce. Infatti vedete l'immagine che abbiamo messo in campo giallo, questa bambina che fa le bolle, è un gioco tipicamente infantile, che però immette in un mondo che deve essere un mondo più dolce. Siamo nel reparto di ginecologia, quali sono i punti di forza e che cosa c'è in questo reparto? Questo reparto è un reparto, io non vi posso portare con me nelle stanze a differenza, perché ci sono pazienti recentemente operati, interventi complessi, noi abbiamo mediamente 3 interventi oncologici alla settimana. Questa è la parte ginecologica, dove è divisa in due parti, nella parte di chirurgia rapida di missione, si chiama WIC surgery, cioè praticamente è una chirurgia dove la paziente fa un intervento che si presume possa essere risolto in 3 giorni di degenza, 2-3 giorni. In più ci sono gli interventi più lunghi, dove la paziente può stare anche 4-5 giorni. Adesso vi ho portato nel cuore, no, di quella che è l'ostetricia, la sala parto. Questa è una delle 3 sale parto che abbiamo, sono sale parto considerate tecnologiche, in cui abbiamo la possibilità di far partorire la paziente in posizioni variabili, abbiamo addirittura la possibilità di metterla in ginocchio, di metterla a carponi, fare in modo che la fase espulsiva sia più rapida. Qui si può fare addirittura rianimazione neonatale. Quindi se il bambino nasce critico, nell'immediato postpartum possiamo fare rianimazione neonatale con retto d'aria. Siamo una tutela al 100%, anche sotto il profilo del dolore. Abbiamo ottenuto una collaborazione molto, molto efficace con i colleghi anestesisti, pur essendo loro in numero purtroppo limitato, siamo riusciti ad ottenere una collaborazione per la parte analgesia incredibile. Ce ne abbiamo circa il 30% dei pazienti che chiedono e ottengono la parte analgesia, 1 su 3. Andiamo in sala operatoria. Io adesso ho un intervento in laparoscopia, intervento cosiddetto minimo, e una sterilizzazione tubarica su richiesta della paziente. Questa signora ha fatto già 3 brutti cesari, sconsigliamo altre gravidanze, quindi facciamo intervento di asportazione delle tube. 10 anni fa si aprivano le pance per queste cose, adesso è un intervento in cui abbiamo un accesso minimo, 3 piccole incisioni cutanee, dove mettiamo dentro una telecamera e 2 strumenti che ci permettono di tagliare e di asportare le tube. Tempo tecnico circa di 18 minuti di intervento, con il risveglio arriviamo a 22 minuti di intervento. L'azienda ha investito molto in tempi anche passati, perché Arzignano ha cercato di implementare la laparoscopia già molti anni fa,
E questo lavoro di ampliamento della gestione laparoscopica ha permesso di avere una strumentazione ricca. Quindi questo ci permette di fare una chirurgia laparoscopica molto frequente. I numeri sono ormai intorno al 90%. Qual è il vantaggio? Tempi di degenza bassissimi, recuperi più rapidi, ripresa dell'attività lavorativa in tempi molto rapidi.